Centro Sportivo Italiano, qui c'è l'agenda del CSI, è la più grande organizzazione sportiva giovanile di ispirazione cristiana. Beh, un incontro per ribadire un po' la funzione simbolica ma anche profetica, se vogliamo, dello sport, anche in chiave politica, perché spesso e volentieri lo sport ha risolto delle situazioni che potevano essere imbarazzanti a livello delle relazioni, e una volta di più può farlo, e lo ha fatto in queste prime 7 edizioni della maratona in Terra Santa. E l'idea è proprio di coniugare la manifestazione sportiva con il segnale simbolico. E quanto può esserci di più simbolico che una iniziativa sportiva in una terra martoriata come la Terra Santa? Insomma, un tentativo di coniugare lo sport e la sua funzione sociale e politica con una prospettiva di ricostituzione di relazioni. La politica è anche questo, e lo sport spesso e volentieri può darle una mano. Quest'anno si svolgerà l'ottava edizione della Maratona Pellegrinaggio in Terra Santa da Betlemme a Gerusalemme, un'esperienza veramente unica, 10 chilometri di una camminata al passo di tutti, per dimostrare ancora una volta che lo sport può essere un grande strumento di educazione alla pace. Italiani, israeliani e palestinesi insieme, passando attraverso il checkpoint, per vivere attraverso lo sport un sentimento di pace e di unità fra i popoli. Lo sport è davvero uno strumento straordinario in questa direzione, e ancora una volta questa iniziativa lo testimonierà nei fatti. La Maratona in Terra Santa è un'esperienza di grande fede e di sport. Fede perché è il luogo in cui Gesù è nato, in cui la pace da sempre è un desiderio, è un sogno. Noi vorremmo che non soltanto i sogni diventassero realtà, ma che l'impegno concreto degli sportivi in questi ambienti provasse che la fede è un grande volano per cambiare la storia. Chi crede in qualcosa, chi crede nella pace, chi crede nel cristianesimo, nel mondo ebraico, il mondo islamico, può in quel luogo camminare insieme, correre insieme. Un grande sogno, appunto, che correndo testimoniamo al mondo intero che si può vivere insieme, si può amare insieme, si può crescere insieme. La scommessa è proprio questa: fare gesti concreti grazie allo sport affinché il mondo cambi, diventi un mondo pacificato in cui ogni uomo, in ciò che crede, può vivere, testimoniare, amare, lavorare.